Con il successo dell'Inter per 5-4 in rimonta sulla Roma, si è chiusa davanti a 2.000 spettatori allo Stadio Adriatico la prima edizione della Scudetto Cup Gabriele D'Annunzio. Non basta ai giallorossi il gol iniziale del pescarese Doc, Gioele Giammattei, uno dei due giovanissimi talenti della città d'annunziana che indossano la maglia della Roma Under 15. L'Inter ribalta tutto nella ripresa e alza al cielo la prima edizione della Scudetto Cup. Il terzo posto è andato alla Juventus che, sempre all'Adriatico, ha battuto nella finalina i francesi del PSG con un secco 2-0. A chiudere l'evento, organizzato dalla Curi Pescara e dalla Folgore Delfino Curi Pescara, le premiazioni dei vincitori. Lo juventino Paonessa, capocannoniere, e il romanista Tombion, pescarese ex Pescara, miglior calciatore, e l'interista Galliera, miglior portiere. Termina la prima edizione del torneo di calcio Under 15 dedicata al Vate, destinato a diventare un classico del calcio giovanile internazionale. Tutte le emozioni nelle parole degli organizzatori e dei protagonisti in campo. Una bellissima manifestazione, oggi è l'atto conclusivo di un torneo dedicato a Gabriele D'Annunzio con i club delle città con cui il nostro concittadino più illustre ha avuto a che fare, che è finale che abbiamo voluto fortemente insieme all'amministrazione comunale, che ringraziamo, qui allo Stadio Adriatico. Io prima sono passato sotto gli spogliatoi prima della partita a parlare con i ragazzi di Inter e Roma, ricordando loro di godersi questo 9 settembre 2023 su un campo, su uno stadio, in uno stadio dove hanno giocato i migliori giocatori di tutti i tempi del calcio mondiale: Maradona, Totti, Del Piero, Baggio, Platini, certamente ne scorderò qualcuno. Quindi per loro, quasi come buon auspicio per le loro carriere, sarà una giornata indimenticabile, secondo me.